Ciao a tutti, sono Raffaella De Stefano, anche io partecipo all'evento La Cultura Non Si Ferma, organizzato dal Museo Civico Luigi D'Avanzo di Roccarainola, che ha organizzato una serie di eventi volti a promuovere la cultura in questo periodo difficile dove purtroppo non possiamo vederci e passeremo qualche minuto insieme, ci terremo compagnia stando a casa. Oggi con me parleremo della tecnica pittorica dell'acquerello, che è una tecnica in cui io ho trovato la mia maggior forma di espressività pittorica. È una tecnica abbastanza semplice, basta avere delle piccole attenzioni come poi del resto tutte le altre tecniche pittoriche. Faremo delle cose semplicissime, adatte anche ai bambini, che spero si divertiranno e vi divertirete soprattutto con me. Eccoci qui, adesso vi spiego nel dettaglio i materiali. Allora, ho preparato due contenitori con l'acqua, così da avere sempre l'acqua pulita, un foglio di carta assorbente per pulire l'eccesso di acqua o di colore, un foglio di carta d'acquerello che trovate facilmente in cartolibreria, è una carta pressata a freddo di grammatura, cioè di spessore 300 grammi. È molto importante lo spessore perché è importante per l'assorbimento dell'acqua. E poi la mia tavolozza di colori che è della marca Van Gogh. È molto utile perché come potete vedere si estrae la tavolozza per diluire i nostri colori e in caso finisca uno dei colori posso tranquillamente toglierla e acquistare il colore singolarmente in cartolibreria o nei negozi di belle arti. All'interno esce anche il pennello, che è quello che utilizzeremo oggi, così ci adattiamo tutti alle nostre esigenze. È molto comodo, vedete, si monta. E per iniziare il primo approccio con l'acquerello possiamo provare a iniziare a fare delle prove con i nostri colori. Allora, iniziamo a vedere che effetto ci dà pulendo un po' l'eccesso, aggiungendo man mano un po' di acqua, si creano delle piccole sfumature, delle piccole gradazioni di colore. Allora, invece, poi se pulisco il pennello, si crea solo una striscia che poi posso anche andare a sfumare aggiungendo dell'acqua. Questo perché la carta facilita questo passaggio, in quanto il colore si adatta ad essa. Iniziamo un po' a prendere proprio confidenza con questi colori, quindi a pasticciare un po' e a creare delle forme per vedere appunto come funziona il tutto. Allora, pasticciamo ancora un po', ci divertiamo a prendere confidenza con i nostri colori ad acquerello e acqua, un po' di acqua. Possiamo bagnare il foglio, un altro effetto, bagnato su bagnato, e iniziare ad inserire il nostro colore. E viene su un effetto gradevole. Più acqua aggiungiamo, più l'effetto sarà trasparente. Pasticciamo, creiamo delle forme geometriche. Prendiamo un altro colore. Prendiamo un po' più padronanza, come già detto, del materiale. Finito di pasticciare, sistemo e passiamo a quello che sarà il nostro lavoro di oggi. Eccoci qua. Allora, oggi con me dipingeremo dei fiori utilizzando il pennello uscito all'interno del nostro astuccio di acquerelli. È un pennello dalla punta tonda e dalle setole sintetiche, cioè morbide. Prepariamo il nostro colore.
Io scelgo il rosso. Diluiamo il colore con un po' di acqua. Non vi preoccupate se vedete che il colore è un po' scarico, perché possiamo sempre andare poi a fare i dettagli. Prima di iniziare sul nostro foglio, facciamo delle prove. Vi spiego. Allora, quando utilizzate il pennello dovete accarezzare il foglio, non dovete schiacciare il pennello sul foglio, altrimenti esce qualcosa di troppo grande e difficile poi da sistemare. Facciamo delle prove. Dei piccoli tratti ovali. Disegniamo i nostri petali. Ok, una volta che ci siamo esercitati, iniziamo ad andare sul nostro foglio definitivo. Ovviamente potete scegliere la dimensione del foglio che desiderate. Fatto il nostro colore, mi raccomando, accarezzate il foglio con il pennello. Non vi preoccupate se all'inizio vi sembrerà qualcosa di brutto, ma poi lo sistemeremo insieme. Allora, io vado a sfumare un po' questo rosso. Allungo il mio petalo. E poi vado a prendere del colore rosso, un po' più intenso, e vado a intensificare e a creare dei piccoli segni esterni e a prolungare il mio petalo. Sempre accarezzando con il pennello il foglio. Una volta che sono soddisfatta del risultato dei miei petali, pulisco il pennello e vado a preparare il colore verde per fare il mio stilo. Io utilizzo anche un po' di marrone, così il verde diventa un po' più naturale. Non mi preoccupo dell'eccesso di acqua, perché anche in questo caso lo stilo deve essere sottile, quindi il pennello deve accarezzare il foglio. Faccio un po' del gambo e poi inizio a tirare il mio stilo. Voglio che sia un po' più sfumato. E adesso faccio la mia fogliolina. Ovviamente, mi raccomando, sempre iniziando ad appoggiare la punta e poi appoggiando tutto il resto del pennello, della setola del pennello. Ho fatto la mia foglia. Questo è il primo fiore. Procediamo con il prossimo fiore. Vado a preparare il colore, scelgo di fare questo fiore giallo. Picchietto un po' di colore e un po' di acqua. Scarico l'eccesso nella tavolozza e prendo sempre il foglio di prova e questa volta andremo a picchiettare il nostro fiore
fiorellino. Assicuratevi sempre di fare una U. Quindi, quando picchiettiamo sul foglio di definitivo, farò dei picchiettii, anche se andrete a scontrare l'altro puntino, non fa niente, sempre facendo una U. Andiamo sul nostro foglio definitivo, preparo il giallo, come vedete faccio dei puntini, ma sempre che vanno verso, come se qui ci fosse un punto di fuga che io devo raggiungere. Non vi preoccupate se il colore sbiadisce, perché dopo lo andremo a riprendere. Questa volta voglio esagerare, ne voglio fare più di uno. Prima di fare il gambo, andiamo a fare il nostro gambo, ovvero lo stelo. Preparo un altro po' di verde. Anche in questo caso picchietto per fare un po' di gambo. Pulisco. Prendo il mio colore mi preparo per fare la foglia. Prendo Come vedete io faccio prima la punta, appoggio prima la punta e poi mi appoggio di più con la setola del pennello. Punta, appoggio e tiro su. Adesso per dare più definizione al fiore, prendo un po' di marrone e un po' di giallo e cerco di creare un tono più scuro per andare a fare il dettaglio del fiore. Sempre picchiettando. Mettiamo un po' di acqua in più.
Posso tornare anche sull'altro fiore e, visto che è tutto solo, gli facciamo un po' di compagnia con un altro. Glielo metto qui, faccio sempre un ovale. Sfumo con un po' di acqua. Poi prendo il mio verde. Facciamo un piccolo bocciolo. Ed ecco qui i nostri fiori. Il prossimo lavoro che faremo sarà l'universo. Adesso vi mostro i colori. Questo blu, questo viola, il nero e, per intensificare di più questo viola, l'uso al rosso. Passiamo al nostro lavoro. Il pennello deve essere ben intinto nell'acqua. Ora bagniamo un po' il foglio. Così sarà più facile stendere il colore. Bagniamo sempre, ci aiuta a stendere di più il colore. Perché appunto i colori si devono unire così da essere omogenei.
Come avete visto, si sono create una sorta di nuvole di colore che piano piano andiamo ad unire, sempre aggiungendo colore e acqua. Per creare questa tonalità ho utilizzato il nero con un bel po' di blu, così da non essere troppo grafico. Faccio dei movimenti ondulatori, così da creare ancora di più queste nuvole che vanno ad unirsi con l'altro colore. E faccio così per tutto il foglio, fino a quando non sono soddisfatta del risultato finale. Una volta che il vostro universo sarà asciugato, toccherà la parte più divertente, ovvero quella di fare le stelle. Basterà un po' di tempera o acrilico bianco. Mettiamone un po' di più. Diluiamo con un po' di acqua. E prendiamo lo spazzolino magari bagniamo un po' di più. Ok, prendiamo il nostro universo e facciamo schizzare sempre il bianco. In alternativa, se non abbiamo o la tempera o l'acrilico, possiamo utilizzare il bianco della nostra tavolozza di colore. E andiamo a fare dei puntini. Lasciamo asciugare ed è pronto il nostro universo. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, spero di essere stata chiara e vi chiedo scusa se sono stata un po' ripetitiva. Se farete uno di questi acquerelli e vi va, potete postarlo all'interno dell'evento del Museo Civico Luigi D'Avanzo di Rocca Rainola. Ringrazio il presidente del museo Carmine Centrella per avermi dato la possibilità di partecipare a questo evento e vi mando un saluto e vi abbraccio.